cari amici, ma soprattutto amiche di Junk. Soprattutto amiche di Junk. Oggi occasione speciale, abbiamo addirittura lavato la Junk Mobile. O mobile. O mobile, che dir si voglia. Perché? Perché oggi andremo a provare quello che è il panino più bistrattato. Giustamente. Ma anche sottovalutato di tutti i fast food. Oggi andremo a provare il fillet of fish. Cari amici, io so cosa stai pensando, perché è quello che pensiamo più o meno tutti quanti, no? Quando vai da McDonald's e trovi, che ne so, il Big Mac, il Crispy McBacon, il McChicken, come ti viene in mente di ordinare il filetto fish? Ma soprattutto, che cazzo sa sto filetto fish? Questa è la domanda, cioè, tipo, da dove veniamo? Chi siamo? Cosa facciamo? Di cosa sa il filetto fish? Sono quelle domande esistenziali che ogni uomo si pone almeno una volta nella sua vita. Quindi noi oggi daremo risposta a questa domanda e proveremo il famoso panino con filetto di merluzzo panato, cheddar e salsa tartara. Un breve accenno storico. Il filetto fish è nato addirittura nel 1962 a Cincinnati, nell'Ohio. Mi stai dicendo il filetto fish? Sono 58 anni che interterrito sta sulle lavagnette del McDonald's. Sta su quel menù. E nessuno c'ha il coraggio di ordinarlo. Su iniziativa di Lou Green, titolare in franchising di ristorante di McDonald's. E poi è nato perché sopperiva alla necessità della comunità cattolica, che aveva bisogno di un panino senza carne da mangiare il venerdì. Non solo le crociate, pure il filetto fish. Le crociate. Allora, ci siamo? Ci siamo col filetto fish? Allora, abbiamo speso 10,90 euro. Mazza, 4,20 euro a panino. Non è poco. Due panini e una coca grande. 4,20 euro. Se lo fanno pagare abbastanza comunque. Però il packaging è carino. No. Non è male, forse è la cosa meno dolorosa di questo panino. E vediamo come si presenta questo filetto fish. Devo ammetterlo che è carino, eh? È adorabile. Madonna, senti che svampa. Proprio de mare, però. De ristorante de mare. Sa tipo di stabilimento balneare. Già ti sei innamorato tu, eh? È dolce. Sei innamorato, guarda. Sembra tipo un animale domestico. Tipo, gli voglio già bene. Nonostante la mia riluttanza nel provare questo panino, devo ammettere che si presenta in modo molto, molto amichevole. È vero, io sono molto curioso. Direi di darci dentro. Procediamo all'assaggio? Procediamo, procediamo. Eccoci, eccoci, eh. Sei pronto? Mica tanto. Cin cin. Salute. Quando alla mensa delle elementari davano tipo i bastoncini di pesce, uguale. Sa del bastoncino Findus. Sa del bastoncino Findus. È molto meno peggio di quanto credessi inizialmente. La cosa buona è la salsa, che non è male, solo che è messa col contagocce. Dai, a te un po' di più l'hanno messa, a me guarda proprio... A te poca, stavi più... stavo sulle palle. Sentivano il tuo astio nei confronti del filetto fish. Ha detto, questo ti fa per Burger King. Sì, sì. Un panino diverso, nel senso molto... È gradevole. Cioè, non si merita tutto l'odio. No, però non risponde alla domanda perché dovrei prendere il filetto fish quando ho il Crispy McBacon. Quello è vero. Anche se a questa domanda poi ha risposto la commessa del McDonald's dicendoci chi lo prende effettivamente. Quindi i musulmani che non mangiano maiale e hanno paura che magari è contaminata. Anche gli ebrei forse allora, che non mangiano maiale neanche loro. Sì, anche i vegetariani. Se non so se un vegetariano andrebbe da McDonald's comunque. Non penso, più per una questione etica forse. Sì, però un vegetariano che mangia il pesce può prendere il filetto fish. E poi c'è anche questo signore di cui ci ha parlato che si prende tre filetto fish tutti insieme e dici eroe anonimo perché comunque come io mi immagino questo qua, gli diciamo stasera ti porto a mangiare il pesce fuori. Che bello amore mio, dove mi porti? Piate sti tre filetto fish. È sempre mangia pesce fuori comunque. Considerazioni finali. Beh, che dire. No, il panino di per sé non è male, è gradevole. Ha superato comunque le mie aspettative, che erano veramente molto, 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 molto basse. La cosa che però un pochino non mi convince è il prezzo, che a mio parere è leggermente altino rispetto al panino che ti propongono. Beh, comunque 4,20 euro per un paninetto. Sì, molto piccolo. Comunque alla fine dentro è... A me ha ricordato veramente un pochino i bastoncini Findus comunque. È tipo, sì, è tipo un bastoncione Findus quadrato. Nel senso che se te lo prendi non ti aspettare di riempirti perché è veramente, no, veramente piccolo. Infatti io c'ho una fama adesso che... Sì.
Comunque, per me è un buon paio. A me mi piace, che te devo dire? Cioè, a me mi piace il filetto. Sei sicuro fish. Che questa tua, questo tuo amore per il filetto fish non sia deviato dall'amore incondizionato per McDonald's? No, no, perché comunque non è male. A me i bastoncini mi piacciono, vedete, no, i bastoncini Fimbers. Quindi la cosa del formaggetto ci sta bene, che sì. Se sente non si sente. Sì, sì. Sta fettina di cheddar così, messa un po' lì. Sta un po' così, che così, si sente non si sente. Gioca un po' a nascondino. Sta bene, la salsa è buona. E forse è la cosa più buona del panino. Piccolo, purtroppo è piccolo, però almeno è una cosa diversa. E poi lodiamo il coraggio di McDonald's, che c'ha le palle di fare un panino col pesce. Da 58 anni. Da 58 anni che fa sto panino col pesce, cosa che Burger King e gli altri fast food noiaregge. Un piccolo applauso al coraggio di McDonald's. Che a noi il coraggio piace sempre. A noi il coraggio piace. Quindi, per rispondere alla domanda che abbiamo posto all'inizio episodio, per quale motivo dovresti prenderti il filetto fish se c'è sta il Big Mac o il Crispy McBacon, eccetera eccetera? La risposta è: non lo sappiamo. Quindi è una domanda esistenziale che, come quelle tipo chi siamo, da dove veniamo, non avrà mai risposta. Perché me dovrei prendere filetto fish? Non si sa. Non si sa. Però se puta caso un giorno vi svegliate e dite: sai che c'è? Oggi mi mangio il filetto fish. Sappiate che comunque è un buon panino. Accettabile. No? Ma sì. Appoggio questa teoria. Te la posso appoggiare, te la posso appoggiare. C'ha troppo odio sto panino. Tipo che tu vai là. Va. Per filetto fish. A coglione. Sul menù. A coglione. Tipo così. Non se lo merita. Non se lo merita. Il filetto fish è un bravo panino. Onesto, a modo. C'ha rispetto per gli anziani. Capito come? Anche per quelli che hanno un credo diverso dal tuo. Certo. È un panino che nonostante la sua età è moderno. Questa là è a bozza e non dice niente. Mi dice: coglione, se io tanto sto qua e però quando mi prendi faccio il mio dovere. È vero. Bravo, è vero. Bravo filetto fish. Quindi niente, direi che questa breve recensione finisce qua. E andiamo a mangiare qualcosa. Assolutamente sì, mi sei aperto lo stomaco perché sto panino è prende un portachiavi. È un antipastino, un antipastino. Mentre. Come sempre iscrivetevi al canale. Sempre. Condividete, spargete la voce, eccetera, eccetera. E provate il filetto fish, così ci fate sapere anche voi se vi è piaciuto. Sì, se l'avete mai provato, fateci sapere sotto i vostri commenti. Yes. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.